Allora, scongeliamo, ho comprato questi gamberetti per pescare, per fare un pochettino di pesca a fondo, quindi ancora sono congelati, praticamente sono dei gamberetti che ho comprato ieri con la testa, non sgusciati ovviamente, quindi lasciamoli così, con tutta quanta la testa, mettiamo un pochettino di zucchero qua dentro stesso. Perfetto, e poi mettiamo un po' di sale. Sale fino va bene, sale marino. Mettiamo anche un po' di sale così si indurisce il gamberetto non appena scongelato e inoltre che il sale lo indurisce, lo zucchero praticamente lo ammorbidisce un pochettino. Ok, così va benissimo. Adesso richiudiamo il nostro pacchettino e gli diamo una piccola agitata, quindi lo chiudiamo così. Adesso cosa faccio? Faccio dopo che ho messo sale e zucchero, faccio sgocciolare questi gamberi, così perdono tutto quanto, l'acqua che hanno. E aspetto magari un'oretta, mezz'oretta. Questo procedimento andrebbero lasciati nel frigorifero, ma in questo caso li lascio così all'aria aperta, così si ossigenano meglio. E per scongelarli mi sono dimenticato un passaggio importante. Io non sono un esperto, è la seconda volta, forse terza volta che lo faccio. Praticamente ho letto un po' qualcosina su Google, su internet. E di non usare acqua calda oppure altre fonti di calore per scongelarli, ma semplicemente lasciarli fuori dal congelatore per qualche oretta. Ok, ragazzi, abbiamo aspettato quasi un'ora. Adesso il gamberetto praticamente è totalmente scongelato e in più, se vedete, ha fatto il liquido, che questo liquido praticamente lo possiamo buttare. E adesso mettiamo i nuovi gamberetti qua dentro e li lasciamo in frigo. Ciao!